gossiping and fronting is a long thing. All that other nonsense is just fussing. And it's like living in a contest. Can you free us from this concept? Free us from the chains that you hold in there. Government indulging in some. Tutti gli sguardi su questo giocatore. Ha annunciato che lascerà il calcio a fine stagione. Oggi intanto gioca da titolare. Match che seguiremo rigorosamente in diretta qui su EA Sports. Meteo clemente per il match di oggi. Un bel sole ha salutato l'ingresso delle due squadre sul terreno di gioco durante il riscaldamento. Al momento non sembra esserci alcun rischio di pioggia. Pierluigi Pardo e Lele Dani pronti anche oggi a tenervi compagnia. Ultimo appuntamento per questa stagione col campionato. Si chiude qui un torneo che ci ha regalato spettacolo ed emozioni. Si affrontano Parma e Al Hilal. Per entrambe questo è l'ultimo giorno di scuola. Si chiude il loro campionato, immagino ci sia anche voglia di congedarsi dai propri tifosi con una prestazione all'altezza di questa splendida cornice di pubblico. L'ideale sarebbero i tre punti per darsi poi appuntamento felici e contenti alla prossima stagione. E buone vacanze. Diamo un'occhiata alle scelte del Parma per questo match. Partono con il 4-3-3 con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Tecnico degli ospiti che ha scelto di mandare in campo questa formazione. 4-3-3 ampio con le due ali a supporto della punta centrale. Giocano a specchio le due squadre quest'oggi. La differenza la faranno i singoli, Pier. Io mi aspetto una bella sfida a distanza tra gli esterni offensivi. Le sovrapposizioni, i tagli potrebbero creare più di qualche imbarazzo alle difese. Calcio d'inizio per il Parma. Ruba palla con un grande intervento. Capisce tutto e ferma l'azione. Prova il lancio profondo. 1-0, hanno trovato presto il gol del vantaggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Con questa rete fanno felice il proprio mister, che non ha smesso di incitarli da bordo campo. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. C'è spazio per andare. Può metterla da lì. Palla che finisce sul palo. Interviene bene e spazza. C'è il triangolo, la tiene senza problemi il portiere. E ci vuole ben altro per segnarli. Si è scritto e detto molto sul suo conto alla vigilia di questa gara. Ha annunciato da poco la sua intenzione di ritirarsi a fine stagione, notizia che ovviamente non ha fatto felici i tifosi. Sembrava
potesse andare avanti ancora per qualche tempo. Beh, non sarà facile, di certo. La prende bene. Tentativo ribattuto. Riconquista il pallone. Riconquistano bene il pallone qui. Casri. Intervento duro ma corretto. Tutino. Azione che si fa interessante. Occhio al cross. Si libera bene della marcatura. Portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Casri. Giostrano per cercare di creare spazi. E il pallone entra. Adesso hanno due gol di margine. Tornato sugli sviluppi di questo possesso prolungato, difesa che è rimasta a guardare nella circostanza, azione che merita di essere rivista. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra, altro gol e vantaggio che si allarga. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Brugman. Subito le novità in diretta perché cambiano qualcosa nel match del Tolosa. Prima rete della partita per il Tolosa. Si sblocca dunque il match 1-0 alla mezz'ora di gioco. Perfetto, grazie. L'Al-Hilal vuole l'iniziativa, lo confermano le percentuali di possesso palla. Vedi come si divertono quando giocano, continuano a creare occasioni. La palla era un'occasione importante, l'arbitro non ha avuto dubbi. E vediamo se c'è il cartellino. L'arbitro estrae il cartellino, giallo per l'autore di questo intervento irregolare. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Grande sicurezza da parte del portiere, efficace la sua presa. Brunetta. Può portare il pallone lateralmente. Contrasto efficace, palla in calcio d'angolo. Tornano ad affacciarsi dalle parti dell'area avversaria dopo diversi minuti. Corner da sfruttare per dimezzare lo svantaggio. Occhio al tocco in mezzo. Rivio un po' pigro questo. Allontana il pericolo. C'è spazio per la ripartenza. A metri per avanzare. Palla importante. Ecco il gol, il suo secondo gol personale quest'oggi. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Un gol facile facile, da sotto misura, duro da fare per il portiere. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Brugman. Tutino. Ben posizionato qui il portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Arbitro che dice che può bastare.
primo tempo che si chiude sul risultato netto di 3-0. Sta sicuramente dando una grossa mano alla propria squadra oggi con la sua prestazione. Ha fatto diventare matta la difesa avversaria. Comincia la seconda frazione di gara. Casri, numero. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Palla che poi è entrata sul primo palo, quello che di solito dovrebbe essere protetto dal portiere. Zero in partita che sembra ormai in cassaforte. Suggerimento interessante. Può andare. Alza la testa e cerca il cross. Il tocco del difensore e dunque calcio d'angolo. Occhio al cross in mezzo. Deviazione determinante, era al posto giusto al momento giusto. C'è spazio per la ripartenza. Si libera bene, occhio perché è solo. Palla in rete e adesso sta diventando veramente imbarazzante la distanza. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ne è venuta fuori una conclusione sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Match a senso unico. 5-0, una lezione. Casri. Brutto passaggio, recupero facile. Può colpire da lì. Casri. Si va avanti per la norma del vantaggio. Dice di no con questo intervento. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Palla messa in mezzo, finisce qui l'azione d'attacco. Casri, entrata efficace sul pallone. Entrata fuori tempo e qui può starci il cartellino giallo per l'autore di questo intervento. L'arbitro non ha avuto dubbi, Pier, l'interpretazione a mio modo di vedere è corretta. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario e non il pallone. Jacoponi. Schiattarella. Sostengono la manovra qui. Sembrava un'azione interessante, come non detto. Attenzione, andiamo in diretta perché cambierò qualcosa nel match del Tolosa. È arrivata la seconda rete per il Tolosa. Punteggio che ora è sul 2-1, quando intanto i minuti trascorsi sono 71. Grazie per l'aggiornamento, puntuale come sempre. Casri. Prosegue spedito, può andare in porta. E c'è il gol, la giornata da incubo per il portiere avversario.
E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Stanno letteralmente umiliando gli avversari con questo 6-0 pesantissimo. Sembra di sentire ancora della botta di prima, si vede che non è fluido nella corsa. Si fa spazio. A tempo e spazio per il cross. Riconquista un pallone importante. Mi chiedono la linea perché è cambiato qualcosa nel match del Cagliari. Andiamo subito in diretta. Seconda rete della partita per il Cagliari. Risultato che torna in perfetto equilibrio, 2-2 a 10 dal novantesimo. Grazie dunque per l'aggiornamento. Taglia l'intervento, c'è la respinta sul tiro. Prova il tiro, una botta dalla media distanza che si è persa non di molto sopra la traversa. Non ha calcolato bene la potenza, la palla non è scesa come avrebbe voluto. Sostituzione in arrivo. Brugman. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Recupera palla intercettando il passaggio. Può scatenarsi sulla corsia. Può crossarla nel mezzo. Intervento molto rischioso del difensore che ha avuto coraggio. Intercettano bene il pallone. La lavagna luminosa segnala 3 minuti di recupero. Gran palla in mezzo. Non trattiene Buffon, attenzione. Smette il pericolo. Ragusa. Ecco il segnale di chiusura del match. Grande festa tra i tifosi ospiti per questa vittoria. Un successo largo, frutto dell'ottima prestazione di squadra. Oggi per loro ha funzionato tutto, senza sbavature direi. Come in un meccanismo perfetto. Giostrano per cercare di creare spazi.